Diamo il benvenuto ai gruppi di Marciala, Barberino, provincia di Firenze, e il gruppo di Monreale, Palermo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo al di là di ogni desiderio e di ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Giona. Giona provò grande dispiacere e fu sdegnato. Pregò il Signore: Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Per questo motivo mi affrettai a fuggire da Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore, e che ti ravvedi riguardo al male minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere. Ma il Signore gli rispose: ti sembra giusto essere sdegnato così? Giona allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa. Si fece lì una capanna e vi sedette dentro, all'ombra, in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia di quel ricino. Ma il giorno dopo, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rodere la pianta e questa si seccò. Quando il Signore si fu alzato, Dio fece soffiare il vento. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare il vento da oriente a fuso e il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venire meno. E chiese di morire, dicendo: meglio per me morire che vivere. Dio disse a Giona: ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino? Egli rispose: sì, è giusto, ne sono sdegnato da morire. Ma il Signore gli rispose: tu hai pietà di quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare,
che in una notte cresciusa e in una notte perita. E io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città nella quale vi sono più che 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la mano sinistra, e una grande quantità di animali. Parola di Dio. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno, rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, rivolgo l'anima mia. Signore, tu sei misericordioso e pietoso. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica. Signore, tu sei misericordioso e pietoso. Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio. Signore, tu sei misericordioso e pietoso. Trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo ad ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo sentito dalla parola di Dio che cosa succede a Giona.
I niniviti si sono veramente convertiti. Giona, non più solo ad essere stato raggiunto dalla salvezza. C'è in lui una sorta di invidia e quasi di rimprovero a Dio. Perché? Perché Dio, secondo lui, è troppo buono. Cambia spesso idea circa il castigo promesso, secondo il pensiero di Giona meritato, e tante volte capita di sentire, anche tra di noi cristiani, questo, ci troviamo nell'atteggiamento di Giona, che quando vediamo delle persone che hanno sbagliato e poi cambiano vita, noi siamo degli egoisti perché diciamo: ma quella persona doveva essere punita, doveva subire un castigo. Meno male che il giudizio di Dio, fratelli e sorelle, non è come il nostro giudizio. Noi a volte abbiamo un giudizio troppo forte. Sappiamo giudicare gli altri e non guardiamo noi stessi. E questo tra i cristiani accade. Alcuni che di fronte alla conversione tardiva vengono giudicati. Possibile che la salvezza sarà uguale per me, che mi sono sforzato di vivere sempre una vita virtuosa e per quello che ne ha fatte di cotte e di crude e poi all'ultimo momento si è convertito. Ripeto, la misura di Dio nel giudizio, meno male che non è come la nostra misura, perché noi siamo solo capaci di dare sentenze e non guardiamo invece la persona che ad un certo punto si converte, che cambia vita. Noi la vediamo sempre uguale, sempre la stessa, ma non sappiamo il cambiamento interiore che c'è stata in quella persona. Ecco l'atteggiamento di Giona verso i niniviti. Se si ragiona così, fratelli e sorelle, non si comprende che la vita in comunione con Dio è una gioia invincibile. La vita di comunione con Dio è già, fratelli miei, l'immagine del paradiso, della vita eterna. Questa mentalità tradisce una visione distorta di Dio e ci fa condurre una vita sul filo del lamento, proprio come Giona. E noi siamo quelli che ci lamentiamo spesso e che ci lamentiamo soprattutto con Dio. Non siamo capaci di dire grazie Signore. Non siamo mai contenti. Ma abbiamo sentito che mentre il profeta sta fuori a guardare come andrà a finire, Dio si prende cura di lui. Il Signore si prende cura di noi. Quante volte noi diciamo: il Signore mi ha abbandonato, il Signore non mi parla più. Invece il Signore vive la mia situazione, vede anche il mio peccato, vede la mia debolezza, la mia fragilità, ma sa anche guardare dentro il mio cuore, perché questa debolezza, questa fragilità, questo peccato si trasformi attraverso la sua grazia che ci dona continuamente. Abbiamo sentito come lo mette al riparo all'ombra di un ricino che avrà vita breve. E di nuovo quel lamento di Giona, la sua quasi depressione a causa della morte di quell'albero. Occasione che Dio coglie al volo
per affermare il suo amore viscerale per tutti gli uomini. Dio guarda tutti noi e ci guarda con un amore infinito. Altrimenti non avrebbe permesso che suo figlio si incarnasse e che morisse sulla croce. Gesù è morto sulla croce a braccia aperte, spalancate, abbracciando ognuno di noi. Noi ci troviamo qui in un santuario dove è vissuto questo grande santo, gigante di santità, che è San Pio da Pietrelcina, dove non ha fatto altro che dispensare la misericordia di Dio. Ore e ore di confessionale, dove con quella mano piegata diceva ai penitenti: io ti assolvo, cioè io ti perdono, Dio ti perdona. Vedete, a volte noi siamo veramente egoisti. Mi viene in mente la mamma di Santa Maria Goretti, mamma Assunta. Quando Alessandro Serenelli, dopo che esce dal carcere, ad un certo punto vuole andare, dopo che si era confessato, si era convertito, ha chiesto perdono, vuole andare a chiedere perdono anche a mamma Assunta. Andrà in ginocchio, con la testa bassa, e gli dirà: mamma Assunta, mi perdoni per quello che ho fatto? E mamma Assunta gli dirà: figlio mio, Dio ti ha perdonato. Marietta nel letto di morte ha detto: Alessandro lo voglio com'è in paradiso. E vuoi che mamma Assunta non ti perdoni? E lo abbracciò e lo perdonò. E parteciparono tutti e due insieme alla beatificazione di quella che oggi è Santa Maria Goretti. Ora vedete l'esempio di questa donna che ha saputo perdonare l'uccisore di sua figlia. È Dio che è molto più grande dell'uomo, ci guarda con quegli occhi pieni di misericordia e di amore e si dimentica del nostro peccato. Dice la Scrittura: anche se i tuoi peccati fossero rossi come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Però attenti, ci vuole il pentimento. Questo è importante. Noi dobbiamo pentirci dei nostri errori. Quei niniviti si erano pentiti del peccato che avevano commesso. Ecco perché vengono perdonati. Alessandro Serenelli si pente del peccato che ha commesso. Ha ucciso una bambina e viene perdonato. San Pio da Pietrelcina, quando ai suoi piedi, sulle sue ginocchia andavano i penitenti pentiti, ripeteva: io ti assolvo. Certo, noi sappiamo dalla vita di Padre Pio che se tu non eri veramente pentito, ti mandava via. Ma non per farti un dispetto, ti mandava via perché voleva che tu tornassi cambiato, rinnovato dentro. E poi Gesù, che ci insegna quella preghiera che tutti i giorni recitiamo, preghiamo, fra poco anche alla messa, il Padre nostro. E anche lì, ad un certo punto, dice: e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Sapete quante volte noi profaniamo questa preghiera? Cosa vuol dire
rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Come tu come tu Padre mi perdoni, fa che io allo stesso tempo possa perdonare i miei fratelli. La Vergine Maria, in questo mese di ottobre dedicato a lei, Madonna del Rosario, ci aiuti nella nostra conversione. Tutta la nostra vita deve essere una risposta grata e gioiosa all'iniziativa di salvezza che ci viene dal Padre. Lo ha riconosciuto Cristo insegnandoci la sua preghiera. Lo riconosciamo anche noi prendendo il Padre nostro come traccia per le nostre suppliche. Preghiamo assieme e diciamo: Tu che sei buono e clemente, ascoltaci, o Signore. Tu che sei buono e clemente, ascoltaci, o Signore. Padre, troppe volte anche noi, come Giona, abbiamo dimostrato un'avvilente grettezza d'animo. Non vogliamo più che la nostra condotta faccia velo alla tua bontà universale. Ti preghiamo. Tu che sei buono e clemente, ascoltaci, o Signore. Padre, tu sei il creatore di ogni essere, la fonte di ogni sostegno alla vita. Non lasciare mai le nostre mense senza il pane per il corpo, né le nostre anime senza la fede e la grazia. Ti preghiamo. Tu che sei buono e clemente, ascoltaci, o Signore. Padre, tu ci chiedi di perdonare per essere perdonati. Donaci un cuore più grande di ogni offesa e di ogni risentimento. Ti preghiamo. Tu che sei buono e clemente, ascoltaci, o Signore. Padre, tu conosci la nostra incostanza e la nostra fragilità. Ricordati che siamo un pugno di polvere e un impasto di argilla e custodiscici nelle tue mani. Ti preghiamo. Tu che sei buono e clemente, ascoltaci, o Signore. Padre, tu sei il Signore di tutte le misericordie. Ammetti nell'eterna felicità tutti i nostri morti e concedi loro un destino di gloria. Ti preghiamo. Tu che sei buono e clemente, ascoltaci, o Signore. O Cristo Gesù, che hai esultato e pregato nello Spirito, donaci di porgere l'orecchio al suo divino mormorio che ci risuona nel cuore, per essere uomini di continua preghiera e di autentica pietà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Dispersi, rai.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, a noi le cose di Gesù, per il bene nostro e di tutta la sua santità. Accogli, Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti, e mentre esercitiamo il nostro ufficio sacerdotale, compi noi la tua opera di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui nuovo Adamo hai redento l'umanità decaduta, e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Pio da Pietralcina e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza, la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Pietà.
Infatti, gli invitati alla cena del Signore, ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Preghiamo. La comunione a questo sacramento sazi la nostra fame e sete di te, o Padre, e ci trasformi nel Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.